Dal libro I proclamatori del regno. I testimoni di Geova furono imprigionati per la loro fede. Più volte fu promessa loro la liberazione se solo avessero firmato una dichiarazione in cui rinnegavano le proprie convinzioni. Le SS fecero tutto ciò che era in loro potere per indurli o costringerli a firmare una dichiarazione del genere. Tranne qualcuno, la maggioranza furono irremovibili nella loro integrità. Per motivo della loro lealtà a Geova, soffrirono, sopportarono torture da inquisizione e 1500 furono addirittura uccisi. Vediamo un esempio di tutto questo. Il 17 settembre del 1939 il giornale il New York Times riportava questa notizia. Dalla Germania, dal fronte di guerra, a soli 29 anni è stato fucilato il primo obiettore di coscienza tedesco. Vediamo come riporta questa notizia il libro proclamatore, il libro di famiglia, abbiamo detto, l'album di famiglia. Nel tentativo di abbattere lo spirito dei testimoni di Geova, il comandante del campo di Sachsenhausen ordinò che August Dickemann, un giovane tedesco di 29 anni, fosse messo a morte alla presenza di tutti i prigionieri, con i testimoni di Geova in prima fila, dove sarebbero stati più esposti all'impatto dell'esecuzione. Poi gli altri prigionieri furono allontanati, ma i testimoni di Geova dovettero rimanere lì, fermi. Con veemenza il comandante chiese loro: adesso chi è pronto a firmare la dichiarazione? La dichiarazione con cui uno rinuncia alla propria fede e si dice disposto a fare soldato. Nel libro viene riportato uno straccio di questa dichiarazione, un facsimile, dove sviluppa 5 punti perché dovevano fare questa dichiarazione. Prosegue: nemmeno uno dei 400 e più testimoni rispose. Si fecero avanti. No, non per firmare, ma per chiedere che la firma apposta circa un anno prima venisse annullata. Questo era il risultato che ottenevano le SS quando torturavano questo popolo, questi uomini. Purtroppo, abbiamo detto, morirono più di 1500 testimoni di Geova nei campi di concentramento e nel vario periodo. Prendiamo un esempio. Un uomo di 36 anni viene giustiziato. Prima di essere giustiziato scrive una lettera alla madre. Qui abbiamo questa lettera, leggeremo uno straccio di questa lettera. Si tratta del 7 gennaio del 1940. 5 giovani austriaci, 5 testimoni di Geova, furono ghigliottinati a Berlino. Uno di questi si chiamava Franz Reiter, di 36 anni. Notate come scrive a sua madre: sono profondamente convinto di fare la cosa giusta. Finché sono in vita potrei anche cambiare idea, ma di fronte a Dio questa sarebbe la realtà. Tutti noi qui desideriamo essere fedeli a Dio, al suo onore. In base a ciò che ho imparato, se avessi pronunciato il giuramento militare avrei commesso un peccato che merita la morte. Nella parte finale dice: ora, cara mamma e tutti voi, fratelli e sorelle, oggi mi è stata comunicata la condanna e non siate atterriti, è a morte e sarò giustiziato domani mattina. Ricevo la forza da Dio, come sempre è avvenuto nel caso di tutti i veri cristiani del lontano passato. L'Apostolo scrisse: chi è stato generato da Dio non può peccare. Lo stesso vale per me. Ve l'ho dimostrato e voi avete potuto verificarlo. Mia cara mamma, non ti addolorare. Sarebbe bene per tutti voi conoscere ancora meglio le Sacre Scritture. Se vi manterrete salvi sino alla morte, ci rivedremo nella risurrezione. Vostro Franz. Arrivederci.